Mi chiamo Paolo Ferrari e sono un cinematographer, cioè un fabbricatore di immagini. Utilizzo le macchine da presa per creare immagini in movimento. Il mio lavoro prevede una parte tecnica, che è quella della macchina da presa, e una parte concettuale, che è quella che riguarda la luce, oggetto di questo incontro nostro. Questi due livelli sono continuamente in conflitto fra di loro e oggi cercherò di portarvi dentro questo conflitto, cercherò anche di trasmettervi questa mia ossessione per la luce. Ho preso un po' di appunti in modo che cercherò di seguire una traccia senza perdermi troppo e allungare i tempi e il tempo che abbiamo a disposizione. Nel mio mestiere utilizzo la luce per produrre immagini. Tutti noi facciamo questa esperienza ogni volta che utilizziamo la camera integrata nei nostri telefoni cellulari. Lo facciamo ormai automaticamente, senza pensare a come quelle immagini di noi sono tecnicamente prodotte. Ogni telefono infatti ha un sensore, cioè un dispositivo sensibile alla luce, in grado quindi di catturarla. Ed è grazie a questa sua sorprendente proprietà che noi possiamo registrare e creare con facilità un'immagine in movimento. Possiamo quindi affermare che ogni immagine prodotta dai nostri dispositivi elettronici esiste grazie alla luce. Nel secolo precedente solo i cineasti potevano avere accesso alla creazione di immagini, poiché il procedimento che usavano, quello della pellicola cinematografica, per intenderci, era tecnicamente complesso e costoso e quindi richiedeva anche un bagaglio tecnico importante. Nella nuova epoca dei sensori digitali questa possibilità si è semplificata e in un qualche modo si è massificata. Tutto questo ci spinge oggi a farci molte nuove domande sul significato delle immagini e anche sui nuovi pericoli che, come vedremo, nascondono. Vorrei farvi partecipare a questa mia piccola riflessione sulla luce, mostrandovi però delle immagini, non soltanto le parole che comunque dirò. Vi mostrerò quindi la scena di un film che ho terminato da poco e che ancora non è stato diffuso. Prima di mostrarvela però questa scena, parliamo un attimo di che cos'è questo film. Innanzitutto diciamo subito che si tratta di un film senza attori. E per intenderci bene è un film che chiamiamo, o possiamo chiamare, documentario, cioè che documenta in un qualche modo. Un film che usa la realtà stessa per raccontare la vita di persone reali. Oggi, come abbiamo visto, chiunque può farlo. Chiunque può entrare nella vostra vita catturandone un istante. Questa facilità però di registrazione e riproduzione della realtà si basa anche sulla sensibilità alla luce, la sensibilità tecnica che hanno i nuovi sensori. Cioè, i nuovi sensori sono in grado di catturare la luce naturale anche in livelli di illuminazione molto scarsa. Questo film, di cui adesso vi parlerò, è un ritratto di una famiglia nella Sicilia contemporanea. In particolare all'interno di questa famiglia c'è Oscar, un ragazzo di 13 anni che è un po' il nostro protagonista. Tutti i componenti di questa famiglia sono impegnati ogni giorno nella raccolta dei metalli all'interno delle discariche abusive. Di questo vivono e anche di questo, e anche questo determina la loro vita. Questo, in sommi capi, è un po' il racconto del film. Ma andiamo per gradi e vi racconto il contesto in cui abbiamo girato quella scena che poi vedremo. Le riprese del film erano già iniziate da 2 settimane e, come si fa in un film che racconta persone vere, ci siamo domandati come raccontare il risveglio del mattino di questa famiglia. Abbiamo deciso di andare nella loro casa dopo essersi accordati con loro sull'orario, ovviamente. E quindi tutta la nostra troupe è arrivata a casa loro con le attrezzature tecniche per la ripresa. Siamo sbarcati, si può dire, in questa loro realtà, con tutte le attrezzature, come si fa di solito. In particolare mi ero preparato io alcune luci che mi permettevano, luci artificiali, che mi permettevano un certo risultato tecnico-estetico. Il mio obiettivo era quello, diciamo, generico, di ricreare una luce del mattino presto. Tutti noi abbiamo fatto l'esperienza dell'alba almeno una volta della vita. Più raramente ci siamo soffermati sulle caratteristiche di questa,
di questa situazione di luce così particolare. Se l'avessimo fatto, avremmo visto, avremmo scoperto o sapremmo che la diffusa del cielo lascia entrare dalla finestra una luce fredda e senza ombre, una luce diffusa che avvolge tutto come in una specie di sogno monocromatico. Appena però esce il sole, i primi raggi colpiscono gli oggetti e le persone con una relativa intensità luminosa, ma con una potentissima energia cromatica satura di rosso, che mescolandosi con il blu freddo del cielo, crea nelle giornate senza nubi quella caratteristica dominante rosata tipica dell'alba. In un vero appartamento con vere persone, è difficile che si possa catturare quel momento magico all'ora giusta, nel momento giusto, quando tutti sono, come dire, pronti a girare, no? Noi dobbiamo girare e basta, dobbiamo entrare e girare. Questo sarebbe la logica di un film documentario. Per cui in realtà decisi che avrei usato la luce fredda e reale dalla finestra, aggiungendo quella speciale colorazione rossastra del sole all'alba con alcune luci artificiali, opportunamente filtrate e poste ovviamente fuori campo, fuori dall'inquadratura, per illuminare quindi di taglio i personaggi, come se fosse la luce del sole che entrava in un qualche modo dalla finestra. Quindi quella mattina, con tutta la troupe, che era composta da me, che ero l'operatore, dal fonico per registrare l'audio, dall'assistente operatore per fare i fuochi e dal regista, iniziamo, a girare, quella mattina iniziamo a girare la scena del risveglio, come la chiamavamo noi. Mentre stiamo registrando, però, ci accorgiamo che qualcosa non va. Le persone riprese non sono a loro agio. Le luci artificiali che avevo aggiunto disturbano, i nostri protagonisti. Lo capiamo molto presto e interrompiamo le riprese. Davanti a quelle persone reali ci siamo sentiti come un po' inadeguati, un po' fuori luogo, un po' come se una troupe televisiva cascata lì, in quell'appartamento, è arrivata rubando quelle immagini, ma avevamo fallito perché quell'atteggiamento era sbagliato. Ma perché era successo? Ci siamo tutti domandati. Ce ne siamo tornati a casa e una volta tornati a casa abbiamo rivisto le immagini che avevamo girato, quelle interrotte. Ci rendemmo subito conto che quello che avevamo registrato era completamente falso. Quelle luci che avevo aggiunto per dare una componente rossastra al sole, in realtà falsificavano l'atmosfera di quel mattino reale. I personaggi apparivano impacciati ed erano immersi in una luce esteticamente molto bella, ma priva di naturalezza, in fondo. Tutto era da buttare e decidemmo di rigirare tutta quella scena. Ma perché non aveva funzionato? Che cosa avevamo sbagliato? Ci siamo posti questa domanda, è passata una notte ed è passato anche il giorno dopo. Poi ci siamo, quindi io ho cominciato a riflettere sul perché non era uscito nulla da quello che avevamo fatto. In particolare ho iniziato a riflettere sul mio lavoro, quello della luce, e sulle scelte che avevo fatto io intanto. Ma per quanto mi riguardava, il mio lavoro sulla luce era riuscito. Avevo utilizzato la mia esperienza tecnica per simulare quella luce del mattino presto, ma anche se la luce era vera o verosimile, non restituiva la bellezza che avevamo visto con gli occhi prima che io accendessi, direi ostinatamente, la mia luce artificiale. Tutti noi sappiamo molto bene com'è la luce del mattino presto in casa nostra. Questa emozione è registrata, potremmo dire, nella nostra memoria biologica, e non dobbiamo aver studiato nulla per percepirla, per riconoscere quel tipo di luce, quell'emozione. Rivedo più volte il girato e a questo punto inizio a riflettere sul mio approccio a quelle riprese, e scopro che avevo, come dire, peccato di presunzione. Scopro anche che i nostri protagonisti si erano chiusi a riccio davanti alla macchina da presa, perché tutta l'atmosfera che avevo creato intorno a loro con quelle luci aggiunte artificialmente aveva ottenuto solo un risultato estetico, che aveva a che fare più con la mia esibizione tecnica che con la cattura di un momento reale. Era mancato da parte mia qualcosa, era mancato da parte mia il rispetto.
non solo il rispetto delle persone che avevo davanti e che si erano affidate a noi per essere filmate, ma anche il rispetto della luce naturale per lo più, la luce di quel mattino e non la luce di un mattino qualsiasi, quel mattino in quel luogo con quelle persone. Era questa la priorità che avrei dovuto avere. Tutto il resto non contava nulla. Soprattutto non si avvicinava nemmeno alla bellezza, nemmeno lontanamente alla bellezza della luce naturale, che avevo visto con i miei occhi quella stessa mattina entrando in quell'appartamento. Ci confrontammo di nuovo fra tutti noi della troupe, e decidemmo di tornare in quell'appartamento organizzati in un altro modo e ognuno di noi con un diverso atteggiamento, cioè più permeabili a quello che avremmo trovato nella realtà, cercando di catturarla nel suo divenire e non di obbligarla alle nostre visioni estetiche. Quindi decido personalmente di non portare con me nessuna luce artificiale. Nell'appartamento entreremo solo con la macchina da presa e il microfono, ovviamente per registrare il sonoro. Tutto il resto della troupe resterà sulle scale della palazzina. La tecnologia che avevamo a disposizione ci permetteva anche di fare una cosa, diciamo, avveniristica, se vogliamo, e anche in fondo oggi semplice, no? Quella di fare i fuochi a distanza, no? Il fuoco dell'immagine, utilizzando appunto un remote dei fuochi e un monitor collegato in wireless che l'assistente ai fuochi, l'assistente operatore ai fuochi e il regista potevano tenere in mano e guardare in diretta mentre io insieme al fonico eravamo nell'appartamento a girare la scena, mentre tutti gli altri potevano vedere tutto questo dall'esterno e non essere lì con noi in quel momento così intimo. Beh, diciamo a questo punto direi che possiamo guardare insieme la scena che vi ho promesso. Questa di cui abbiamo parlato fino ad ora, no? E vediamo insieme questa scena perché è sorprendente, nella sua semplicità, questa scena di questa famiglia quella mattina e in quella casa. Sì, ma portato papà però, se ne Le cortine latte. Aspetta, ora le coppa.
La scena che avete visto è stata girata entrando al mattino presto in quell'appartamento. Entrando, senza far rumore, io e il fonico abbiamo subito iniziato a guardarci attorno. Le finestre erano spalancate, cioè tutto l'appartamento, essendo d'estate, aveva questa luce fortissima, anche se era mattino presto, che entrava direttamente in tutte le stanze, colpendo anche le persone che dormivano in un modo poco, che non dava veramente l'idea di una luce del mattino, sembrava pieno giorno. E questo un po' mi disturbava e quindi non sapevo bene che cosa fare, perché quella luce così violenta non si sposava con quella che era, come dire, il mio proponimento, quello che avevo nel mio cervello anche la prima volta che ero stato là, no? Questa idea un po' romantica di quest'alba rosata che mi aveva così suggestionato la prima volta e anche portato fuori strada, ora però non potevo portarla avanti perché non avevo più le luci, me ne ero privato, non le avevo più con me. Ero come nudo di fronte a quella scena reale e in più dovevo anche agire in fretta, perché non è che potevo restare a guardare nell'appartamento, a guardarmi attorno prima di fare qualcosa e di cominciare, come dire, a filmare ciò che vedevo, che era molto più importante. Quindi stavolta non avrei potuto aggiungere luci artificiali e mi dovevo lasciare andare, ed è quello che è successo, mi sono lasciato andare come al mio istinto e mi è venuta immediatamente in testa un'idea, l'idea più semplice: togliere la luce invece di aggiungerla. Bastava prendere quelle tapparelle e abbassarle, cioè quindi abbassare la luce nel senso di toglierla. Non mi sarebbe mai venuta in mente un'idea così semplice se non avessi deciso in fondo di rispettare la realtà. Quel semplice gesto di abbassare le tapparelle dell'appartamento creava e ha creato davanti ai miei occhi un taglio chiaroscurale che colpiva i corpi. Le ombre si erano intensificate e scopro anche che, riaprendo un po' la tapparella della camera da letto, potevo dosare anche la quantità di ombra, di luce e di ombra. Cioè, in particolare, potevo illuminare un po' di più o un po' di meno le ombre, in modo che non fossero troppo dense o troppo oscure. E qui sì, la mia conoscenza tecnica entrava in gioco. Sapevo benissimo che se quell'ombra era troppo densa, dopo, in post-produzione, non avrei potuto riaprirla, non avrei potuto trovare la giusta dose di oscurità. Per quello ho riaperto un pochino le tapparelle, per dare quella giusta illuminazione alle ombre che poi potevo dopo in seguito manipolare. Però mi apparve chiaro immediatamente una cosa, che per il semplice fatto di aver rispettato la luce e la sua verità, mi si era come aperto un mondo sconosciuto, un mondo immenso, assolutamente infinito, pieno di bellezza e di emozioni, un mondo dove la mia esperienza tecnica e il mio approccio estetico potevano veramente adesso sì fare la differenza. In quell'appartamento, tra l'altro, il padre era l'unico ad essere già sveglio. Quando siamo entrati è stato lui ad aprirci la porta per primo, eravamo ovviamente d'accordo con lui per entrare nell'appartamento mentre gli altri dormivano. Infatti il primo che riprendiamo è lui in cucina che mentre si accende la prima sigaretta della giornata, no? Anche quel taglio di luce che arriva su di lui arriva dalla finestra e anche quella tapparella, quindi, io ho abbassato appena entrato, e mentre la chiudevo ho notato che la luce arrivava, essendo una tapparella lunga fino al pavimento, la luce che entrava e filtrava dalla parte bassa della tapparella aveva una stranissima e meravigliosa morbidezza, quasi inaspettata. La camera in quel momento stava già girando,
quando il padre si accese la sigaretta, no? E immediatamente quella semplice gesto di accendere la sigaretta gli ha illuminato il volto, come avete visto nella scena, ha illuminato l'ombra del suo volto in un modo semplicissimo ma spettacolare a suo modo, perché emozionante, perché sorprendente, no? Nella sua semplicità. Se quella tapparella fosse rimasta completamente aperta, cioè se non avessi deciso di chiuderla, la potente luce diffusa del mattino avrebbe illuminato talmente tanto le ombre e l'ombra del volto del padre da non permetterci di apprezzare quell'effetto così emozionante e così semplice. E quindi è chiaro che questo mi portò a riflettere, no? La riflessione è molto semplice, cioè se si resta permeabili alla realtà, a ciò che succede davanti ai nostri occhi, si viene come catturati da una nuova visione delle cose e anche delle persone. Ed ecco spiegato il motivo per cui la prima volta non avevamo ottenuto nulla, nulla di buono, andando con quell'atteggiamento così poco sincero, no? Questo nuovo atteggiamento mi aveva come predisposto ad una curiosità. Quindi ad una ricerca per certi aspetti, mi aveva posto nella condizione obbligata di cercare delle soluzioni nella direzione della naturalezza, della semplicità, quindi di rischiare in fondo, di rischiare di fare comunque qualcosa che non fosse così all'altezza della mia esperienza, no? Di mettermi quindi in gioco insieme ai personaggi che con me si erano messi in gioco in questa avventura che è un film. Non ero più quindi solo una macchina da presa, ma, come scrive Nestor Almendros, ero un uomo alla macchina da presa, cioè ero semplicemente un essere umano.